Il Natale ormai è alle porte e a pochi giorni da quella che è una delle feste più importanti e sentite, sia da grandi che da piccini, si accendono un po' ovunque le tradizionali luci, si addobbano gli alberi, si allestisce il presepe. A Trascorsano però si rinnova un appuntamento che sta diventando, anno dopo anno, sempre più apprezzato e partecipato, è quello con il Bosco Incantato di Borgata Tetti, uno spazio all'aperto immerso nella natura che affascina, incanta e regala un mondo diverso, quasi fiabesco, dove poter trascorrere un po' di tempo allontanandosi da quelle che sono le problematiche quotidiane. L'inaugurazione ufficiale è avvenuta nel pomeriggio di giovedì 8 dicembre, quando il bosco, dalle 17 sino alle 20, si è letteralmente acceso. Il grande lavoro dei volontari che si sono prima inventati e poi hanno realizzato questo progetto ha permesso, tra l'altro, di rendere ancora più ricco e affascinante il tutto. Una bella passeggiata immersa nelle colline del Canavese, tra strade, borgate e sentieri, che sorgono a due passi da un'altra ricchezza della nostra zona, ovvero il Sacromonte di Belmonte. A rendere il pomeriggio di giovedì ancora più bello e carico di significato, soprattutto per i più piccoli, è stata la presenza di un ospite d'eccezione, ovvero Babbo Natale, che non solo ha accolto i tanti bambini presenti, ma ha anche ritirato le letterine dei desideri scritte appositamente per lui. La risposta della gente è stata davvero eccellente, con adulti e piccini che hanno passeggiato lungo il percorso illuminato, gustando anche una golosa cioccolata calda e un buon vin brûlé. Una bella iniziativa, la quale continua a crescere con il passare del tempo, che ha anche l'obiettivo di riportare sempre più l'attenzione sulle bellezze del territorio, capace di fondere natura, architettura, storia e paesaggistica. Va infatti ricordato che al di là dell'evento dell'8 dicembre il Bosco Incantato è fruibile sempre, non avendo orari prestabiliti e restando a disposizione di tutti ogni giorno dell'anno, per di più in maniera del tutto gratuita. Inoltre resterà illuminato sino alla fine delle feste, a cavallo tra il 2022 e il 2023.